Sullo stand Volkswagen domina come al solito, come da tradizione, il colore bianco, ma in fondo c'è un prototipo, una concept car blu di fatto e blu anche nel nome perché si chiama Cross Blue Concept. Che cos'è? La vediamo qua davanti a noi, è un SUV di taglia larga, diciamo così, perché è più grande del Volkswagen Touareg che conosciamo tutti da diversi anni. Pensate che è lungo qualcosa come 5 metri, quindi direte non è adatto al nostro momento storico, in particolare con la crisi, chissà quanto consumerà, invece no, perché Volkswagen ha montato una propulsione di tipo ibrido, un motore endotermico di 2, litri di cilindrata, un 2000 TDI, abbinato a dei motori elettrici che portano una potenza complessiva a 306 cavalli, quindi anche importante, e il consumo irrisorio, incredibile, 2,1 litri dichiarati ogni 100 km. Sarà vero, diverrà realtà, è presto per dirlo. È un ibrido di tipo plug-in, vedete qui la diciamo colonnina di ricarica della batteria che consente di attaccare la batteria, e qua il posteriore che evidentemente ha ancora gli stilemi da concept car con questi fari cromati particolari. Il design comunque non dovrebbe discostarsi troppo da quello che possiamo vedere. Ecco una panoramica veloce sugli interni, anche questi piuttosto futuristici, con colori chiari. C'è però il blu che rifinisce le cuciture in pelle dei sedili, e dovrebbe diventare realtà questo prodotto, interessante soprattutto per il mercato americano, fra circa un anno.